Envision TV, web magazine. Dal 23 al 26 settembre hanno visitato le Marche 10 tour operator tedeschi e hanno incontrato nuovi partner turistici. L'incoming, finanziato dalle Camere di Commercio di Ancona e Fermo con il supporto organizzativo dell'azienda speciale Market, fa seguito a quello dei giornalisti tedeschi del turismo che sono stati nelle Marche a giugno. Questa azione di promozione dà continuità a quelle realizzate l'anno scorso e progettate per valorizzare l'enogastronomia, la moda, la cultura verso i mercati europei. A Royal Hotel di Fermola, due giorni di incoming, incontri B2B. Portiamo dei tour operators tedeschi qui in un territorio dove ci sono tutta una serie di piccole imprese di attività ricettive, di ristorazione e quant'altro che possono promuovere le loro attività e quindi anche il territorio. Da sempre noi abbiamo mirato a questo, cioè creare le condizioni affinché si possa promuovere l'enogastronomia, il territorio, il turismo, la moda, quindi ecco da qui anche questa delegazione messicana con una catena di 500 punti vendita che offre anche questa delle ottime opportunità. Hanno già passato una prima selezione le imprese marchigiane del vino, del cibo e della moda che al Royal Hotel di Fermo hanno incontrato il buyer office di catene di supermercati e grandi magazzini messicani. 20 aziende del food and wine e 17 della moda hanno allacciato nuove relazioni commerciali verso il Messico, entrando nei circuiti distributivi oltreoceano. A livello morfologico è un po' come la nostra Italia, no? Cioè abbiamo la parte alta delle montagne e poi finisce giù verso il mare, quindi abbiamo portato dallo spumante ai bianchi e ad un rosso. Ho visto molto interesse anche per la pasta biologica e questo comunque mi fa piacere pensare che anche il Messico si sta orientando verso prodotti bio. Interesse anche per le paste speciali, quindi salvia, ortica, peperoncino, cacao. L'iniziativa della Camera di Commercio di Fermo, in collaborazione con l'azienda speciale Market, ha permesso di valutare tutte le opportunità che ci sono in Messico per le imprese esportatrici italiane. Si stanno aprendo spazi di vendita interessanti in settori ancora poco esplorati come il food and beverage e il settore moda, abbigliamento, cappelli, calzature. 10 anni fa, quando è nata la Camera di Commercio di Fermo, nel marchio qualità, che giova dirlo, è un terzo che certifica chi ha le caratteristiche per avere questo marchio, avevamo 4 aziende che avevano ottenuto il marchio qualità. Quest'anno ne abbiamo avute 84, quindi è un segno di crescita assolutamente in termini di qualità, in termini di professionalità. Quindi abbiamo tutte le carte in regola per proporci a livello internazionale con il turismo, ma insieme al turismo è da qui la combinazione. C'è la moda, ci sono gli outlet, promuoviamo anche questi, promuoviamo il settore enogastronomico. 2 giornate di incontri al Royal di Lido di Fermo, 37 incontri one to one per le imprese. L'ente camerale sta valutando di organizzare successivi appuntamenti informativi e formativi e di dare opportunità di business sul mercato messicano. La nostra azienda realizza dei prodotti su idee dei clienti oppure proprio nostre e quindi vendiamo direttamente l'immagine. I nostri mercati spaziano in questo momento dall'Italia che fa la parte del leone, e siamo in questo momento in Giappone, siamo in Germania, siamo in Francia. In genere con gli operatori internazionali si fa una gran fatica a portarli sul territorio perché poi sono stragettonati e invitati da tutti. Quando riusciamo a portarli sul territorio, riusciamo comunque a farli toccare con mano e far fare degli incontri de viso con le nostre eccellenze produttive, poi come in questo caso multiproduct, quindi andiamo dal food and wine al fashion e l'accessorio, c'è una grande soddisfazione degli operatori che trovano aziende che hanno voglia di fare nell'approcciare i mercati internazionali, aziende che hanno un'ottima qualità prodotto e che riescono ad avere anche dei range dall'entry line, quindi proprio dalle prime fasce fino al top range, quindi all'alto di gamma, per cui anche per loro che sono operatori di mercati internazionali dove le dinamiche sono sempre più competitive, riescono a offrire ai propri clienti un range di prodotto con differenze di
differenti tipologie di qualità, di prezzo, per cui è un'offerta proprio ad ampio raggio, ad ampio ventaglio che soddisfa tutti. Incontri tra aziende del settore agroalimentare, grandi catene di supermercati messicani, tra aziende del settore moda e grandi magazzini del Messico, incontri tra strutture ricettive e tour operator tedeschi. La presentazione dell'albergo mi ha soddisfatto molto, offre delle opportunità molto interessanti sia per piccoli gruppi che per persone singole. Mi piace molto anche la posizione dell'albergo. Per quanto riguarda le marche, le trovo molto interessanti, le conosco da tanti anni e mi piacciono moltissimo. L'iniziativa è sicuramente interessante anche perché è la prima che io vedo sviluppato su questo territorio dove si sono invertite le parti. Di solito siamo noi che andiamo a proporre le nostre strutture all'estero, a casa loro. Questa volta è stato fatto un passo forse più importante, che è stato quello di coinvolgere gli tour operator, quindi i venditori reali del prodotto, e a contattarci, a prendere le informazioni e conoscere il territorio. È un piacere per me per incontrare questi operatori da Germania, perché è un mercato per noi in zona, vogliamo sviluppare le marche, tutte le marche, è un piacere per incontrare questi operatori. Attraverso una valida azione di informazione, sensibilizzazione e supporto alle aziende, la Camera di Commercio di Fermo è riuscita a far partecipare un buon numero di imprese. Sono stati 10 incontri B2B dei tour operator tedeschi con strutture ricettive locali, a seguire c'è stato l'educational tour, la visita alla città di Fermo accompagnati dalla guida. Io ho visto sia per quanto riguarda i tour operators, ma anche l'elenco delle aziende che hanno chiesto di incontrarsi con questa delegazione messicana, io credo che la dica lunga sulla soddisfazione mia, ma la mia soddisfazione è data dalla presenza dei nostri imprenditori di attività ricettive di questo territorio. Evoluzioni per il futuro? In programma per fine anno alcune giornate formative destinate alle strutture alberghiere. Si parlerà di marketing e web, due strumenti fondamentali per l'uso dei big data per potenziare la visibilità del territorio e accrescere l'attrattività anche sul web.